L'impatto della volatilità in un mercato calante per le strategie di event driven costringe a ricalcolare il valore delle società coinvolte in operazioni straordinarie nel caso in cui quest'ultime non dovessero concretizzarsi per qualsiasi motivo. La rischiosità di alcune operazioni in questo contesto aumenta e il peso delle posizioni in queste operazioni in un portafoglio diminuirà. Si capisce quindi come in questo contesto le strategie di event driven vadano ad essere messe sotto pressione, una pressione che però considerando la vita dell'operazione straordinaria può a volte risultare essere momentanea e quindi generare un'opportunità di investimento molto attraente per questi tipi di strategie. L'attuale universo investibile oggi può essere separato in due categorie principali. Nella prima raggrupperemo le operazioni con una bassa rischiosità e un'alta probabilità di successo. Nella seconda categoria invece raggrupperemo quelle operazioni che hanno una problematica più alta, una rischiosità più alta. Ovviamente gli investimenti di questo tipo di strategie come l'event driven in operazioni di bassa rischiosità avranno un rendimento meno attraente di quelli fatti nella categoria che raggruppa quelle operazioni più rischiose che dimostrano un più alto numero di problematiche. Oggi le problematiche principali sono di natura antitrust, specialmente negli Stati Uniti, dove i regolatori si presentano in maniera meno permissiva nei confronti di quelle operazioni che vedono un'integrazione verticale. Oggi non viene più soltanto richiesto delle concessioni comportamentali, ma vengono richieste delle vendite, degli asset, delle società coinvolte appunto in queste operazioni. Tra i rischi possiamo menzionare anche l'atteggiamento di rivalsa della Cina nei confronti delle misure di protezionismo applicate dagli Stati Uniti per riequilibrare gli scambi commerciali proprio con la Cina. Ma la Cina non ha metodi, non ha l'opportunità di equiparare queste tariffe e quindi studia delle alternative come quelle del prolungamento dei tempi o addirittura il negare delle approvazioni per quelle operazioni straordinarie che vedono coinvolte società estere, specialmente se queste società estere risultano essere americane. Infine possiamo fare un accenno all'outlook, dicendo che nonostante questo clima geopolitico ostile, a settembre di quest'anno abbiamo raggiunto un mercato globale dell'M&A di circa 3,4 trilioni di dollari, ovvero il 40% in più rispetto all'anno scorso. E seguendo questo trend potremmo raggiungere a fine anno una soglia che fu raggiunta nell'anno record 2007, ovvero superare i 4 trilioni di dollari. I mega deals, ovvero quelli con una capitalizzazione superiore ai 5 miliardi di dollari, oggi compongono circa il 40% degli annunci. E questo è un ottimo dato perché dà un universo di investimento per le strategie come l'event driven molto attraente. Per il futuro possiamo pensare che si possa essere ancora una buona spinta dal rimpatrio dei capitali all'estero, specialmente negli Stati Uniti, dove questo è favorito dalla politica fiscale del governo Trump. I settori più interessati a questi rimpatri sono l'healthcare e la tecnologia, che insieme compongono circa il 73% dei capitali dell'S&P detenuti all'estero. Inoltre pensiamo che il basso costo di finanziamento e la buona salute dell'economia possa dare una spinta non soltanto all'attività di M&A, ma tutte quelle situazioni che vengono costantemente monitorate da politiche di investimento come quella dell'event driven.